D'accordo, gente, sarò completamente onesto con voi. Sono 3 giorni che sto cercando di incominciare una nuova partita e non ci riesco. Perché il gioco mi sta massacrando, non riesco a superare la prima missione, il tutorial. Il tutorial continua ad uccidermi i miei soldati. Ne muore uno, ne muoiono due, una volta addirittura me li ha uccisi tutti e quattro. Ero talmente tanto disperato che ho pensato di iniziare una partita in modalità veterano. E l'ho fatto, eh? Eccola qua, questa qui. È troppo facile. La differenza di difficoltà che c'è tra veterano e comandante è enorme. Però veterano non mi diverte. Non mi diverte se il gioco è troppo facile. Quindi, nonostante comandante sia troppo difficile, io non riesco a giocare in quella modalità. Quindi, fanculo veterano, andiamo con comandante e come va, va, ok? Se devo perdere, perderò, va bene? Però preferisco perdere una partita troppo difficile piuttosto che vincerne una troppo facile. Andiamo ancora in Iron Man, andiamo ancora con tutti i DLC attivati ed eccetera, eccetera. E vediamo come va, gente, perché veramente. Non ci riesco, non ci riesco a giocare in veterano, è troppo facile. Ho fatto un paio di missioni, ok? La seconda missione è stata una cosa ridicola. Ho hackerato un lampione che mi ha dato il permesso di controllare un alieno. Ho controllato un sectoid e con il sectoid che stavo controllando ho controllato mentalmente un altro soldato. Cioè, letteralmente io stavo controllando tutti i personaggi che erano nella partita. Tutti i miei 4 soldatini e i soldatini avversari. Cioè, era una roba ridicola da vedere. Troppo facile, troppo facile. Allora, quindi facciamo attenzione. Andiamo con calma, ok? Sappiamo che questa missione, questa difficoltà è veramente tosta. Però ce la mettiamo tutta. Prendiamoci il nostro tempo e speriamo che almeno i miei uomini non muoiano in questa difficoltà, in questa missione, in questa missione. Ok? Almeno il tutorial, per favore, fammi sopravvivere. Allora, ci sono i soldati nemici qua giù. Sarebbe molto molto piacevole rimanere qua in alto e sparargli, però non abbiamo tantissime coperture. Voglio vedere se mettendo qua i miei di soldati riusciamo comunque a sparargli. Ora è un po' pericoloso. Sì, li vedete, molto bene, molto bene. Scusa, tu li vedi? Sì, tu sì. È un po' pericoloso perché tutti i nostri soldati sono dietro solamente a metà copertura, però abbiamo un bonus di elevazione che ci dà un 20% in più di mira. Quindi credo che valga la pena attaccarli da qua. Allora, tecnicamente la cosa più intelligente da fare sarebbe attaccare con quelli con cui abbiamo 92% di possibilità di colpire. Però temo che questi balordi. Ah, tu non vedi nessuno? Oh. Ok, pensavo che tutti avessero visuale su qualcuno. Temo che questi balordi vadano in delle posizioni in cui poi non li vedo. Lo sai cosa? No, è comunque più intelligente sparare con quelli che hanno più probabilità di colpire. Vai. Hai mancato un 92%. Cioè, adesso va bene che il gioco è più difficile, però il gioco è anche una troia. Allora, adesso tutti hanno visuale. Ok, potremmo lanciare una granata? Potremmo, però. Tu non colpisci nessuno con le granate, ok? Vai con in questo 46. Non posso credere, non ci posso credere che abbiamo mancato il primo colpo. Il primo colpo abbiamo mancato con un 92% di possibilità. Cioè, il gioco lo fa apposta. E gli abbiamo fatto solamente 3 di danno e non l'abbiamo ucciso. Non sta andando benissimo, eh? Si capisce, eh? Perché ho difficoltà a superare anche la prima missione, gente. Ma non era così difficile prima? Non era così difficile prima? Nella partita che ho cancellato, no, quella che avete visto anche voi, quella in cui mi sono registrato. Facevamo delle intere missioni senza che gli avversari mi colpissero una sola volta. E adesso? Adesso è stra mega difficile, non riesco a capire.
Vabbè, vediamo come va. Allora, qua ci sta una granata, assolutamente. Oh, se gli avversari mi devono ferire, va benissimo. L'importante è che non mi uccidano. L'importante è che non mi uccidano. Allora, tu sei... quella ferita è quella che ha ottenuto l'uccisione. Per di più l'italiana anche. Peccato, mi sarebbe piaciuta tenerla anche per la prossima missione. Voglio... no, non ce la fai a lanciarmi una granata là. Ok. Volevo far lanciare a lei una granata perché gli altri due sono più vicino. Però vedo che fate abbastanza schifo e dovete lavorare un po' sui vostri pettorali e sui muscoli delle braccia, gente. Perché qua mancate parecchio, eh. Non lanciate molto lontano. Allora, tu ce la dovresti fare, per favore. Seriamente? Seriamente, non riesci a lanciare una granata in modo che colpisca entrambi? Cioè, il gioco sta lottando contro di me. Il gioco non mi vuole far vincere. Ah, niente. Tu, per favore, ce la fai? Sì, lei ce la fa, lei ce la fa. Lei ha deciso che ce la fa. Grazie. Apprezzo molto. Ok? Apprezzo molto. Ok, la granata aveva la possibilità di fare o 3 o 4 di danno. Su entrambi i nemici ha deciso di fare solamente 3 di danno. Va bene. Allora, ammazziamo prima questo. Molto bene. E poi ammazziamo l'altro. Ah, ho sparato sempre con l'italiana. Avrei dovuto sparare con l'altro, vabbè. Uccidimelo, per favore. Grazie. Ok. Questa sono metà dei nemici. Adesso andiamo a recuperare, ad ammazzare l'altra metà. Allora, la cosa più intelligente da fare, secondo me, sarebbe rimanere qui e cercare di attirare verso di noi gli avversari. Così mando avanti qualcuno che c'ha... mando avanti te, perché sei quella che c'ha meno mira di tutti. Non so perché questa posizione è estremamente stupida. Quindi mando avanti te e gli altri restano qua in Overwatch. Questa è l'idea. Allora, ricarica, ricarica, ricarica. Tu vai qua giù. Anzi no, tu aspetti. Aspettiamo un attimo. Ecco, adesso la mandiamo giù. Come ho detto prima, non abbiamo fretta, gente. Quindi prendiamocela con calma. Oh, ah no, ok, per un attimo pensavo che vedevamo i nemici. Ok, ancora i nemici non si vedono. Ok, voglio fare una mossa. Oh, si stanno avvicinando. Ok, forse riusciamo a sparargli, sì. Va bene. Molto bene, molto bene, molto bene. E dovrebbe essere un turno gratis per me. Praticamente sono 3 di danno gratis. Altri Overwatch? No, eh. Ok, voi 3 non li vedete. Tu li vedi. Per di più gli fai anche una... fantastico, ce la fai ad ammazzarmelo. Grande! Finalmente qualcosa di positivo, gente. Quasi non ci credo. Allora, devo rimettere te in una situazione di sicurezza. Posso mandarti qua. Ok. Gli altri due vanno in Overwatch, perché gli avversari tanto adesso sono costretti ad avvicinarsi. Va bene, va bene. Dai. Oh, forse riesco a superare il tutorial. Scusami, com'è possibile che lui sia riuscito a spararmi ma non ha fatto scattare un Overwatch? I miei Overwatch, gente. No! Mi hai molto spaventato. I miei Overwatch, scusate. Perché tu non lo vedi. Però tu vedevi lui. Perché tu non hai sparato con l'Overwatch? Vabbè. Comunque lui tecnicamente è flancato. Quindi se sposto te qui, dovresti... mi muovo all'istante. Sparare... no, non lo vedi, no, non vedi questo qua. Ok, va bene. Va bene. Ha assolutamente senso. Vai qui. Confirmato. Ok. Tu sei abbastanza in pericolo. 45 basta. Cosa fare? Potrei... però voi due adesso non vi potete più muovere. Ok, ecco l'idea. Tu vai in Anchordown. Tu vai in Overwatch. Tu vai in Anchordown.
Tu vai in Overwatch. Vediamo se riusciamo. Oh, finalmente. Questo è quello che volevo. Perfetto. Esattamente quello che volevo. Ok, forse. Oh, ce l'ho fatta. Non ci posso credere, gente. Abbiamo superato il tutorial. Non avete idea di quanto questo mi renda felice. Avrò fallito il tutorial 6 volte, gente. 6 volte l'avrò fallito questo tutorial. Sono assolutamente sbalordito dal fatto che siamo riusciti a superarlo. Abbiamo 2 soldati feriti, eh. 2 feriti. E anche parecchio. Perché con 3 di danno probabilmente non li posso usare per tipo 2 settimane. Forse anche per 3 settimane. Però... gente, una missione superata. Non ci posso credere. Ok, adesso sto andando avanti molto velocemente perché tanto so che non ci sono più nemici. Quindi possiamo andare rapidi e piantare queste bombe. Ah, finalmente! Alleluia, gente! Allora, tutti i soldati hanno ricevuto una promozione, anche se non hanno ottenuto uccisioni. Abbiamo 2 feriti, la missione è andata eccellente, eccellentemente è andata questa missione. Oh, mamma mia, sono tolto un peso dal cuore, allora non faccio così tanto schifo a questo videogame. Forse ho avuto solamente una serie di sfighe, una dietro l'altra. Adesso siamo costretti a portarci 2 rookie dietro con noi nella prossima missione, però va bene. Allora, vediamo un po'. Adesso tutti saliti di livello, quindi facciamo anche questa schermata. Solo per 6 giorni sei ferito te? Oh, solo 6. E tu 25. Scusa, ma non è va... entrambi avete subito 3 di danno. Però tu, siccome sei salito di promozione... adesso che hai più vita, conti come se fossi meno ferito. È una cosa del genere? Non lo so, però se è così mi sembra una cosa molto stupida. Perché entrambi hanno subito 3 di danno su 4 di vita che avevano. Comunque. Allora, questi sono i nostri soldati. Procediamo. Allora, una cosa che ho imparato dalla partita che abbiamo perso è che ho sbagliato come ho fatto le ricerche. Praticamente facevo un sacco di autopsie, e però poi tipo non costruivo niente di quello che scoprivo. La cosa più importante è dare priorità, credo, alle armi e alle corazze. Alle corazze soprattutto. Quindi se faccio la ricerca di questo dovrebbe poi darmi la possibilità di fare la ricerca del prossimo livello di corazza, in modo che tutti i miei soldati abbiano più vita. Il che è molto molto utile, quasi essenziale. Se non mi sbaglio, siamo arrivati al 3° mese che avevo ancora tutto di base, il che non è esattamente una cosa molto intelligente da fare. Siamo di nuovo in America del Nord. È tipo la stessa nazione che avevamo nella partita in cui ho perso. Vedete, infatti, queste qua devono essere delle armature migliori, che adesso non posso fare ricerca, però appena ho il materiale per poterlo fare, lo facciamo. Ok. Allora, vai qua. No, scusa. Esatto, volevo che ci andassi. Vai. Fai ricerca qua. E immagino che mi darai una missione prima che questa ricerca finisca. No, abbiamo finito, ok. Va bene. Magnetic Web. Queste sono armi migliori. Queste sono già delle armi... lo sai cosa? Anche se ci vuole molto tempo, inizia questa ricerca. Avere delle armi migliori probabilmente ci aiuterà parecchio. Ok, va bene, vai. Missione, perfetto. E credo anche di aver visto che uno dei miei soldati è guarito. Ci dà un ingegnere, molto molto bene. Andiamo. Il window of opportunity è limitato, quindi...
Allora, questi sono i nostri soldati. Diamo il medkit al cecchino, perché tanto probabilmente lei la bomba, non la, la granata non la userà mai. Ok, abbiamo una squadra con tutti i soldati saliti, tranne quello che lancia... no, non quello che lancia le granate, sei tu quello che lancia le granate. Quello con la spada, va bene. Allora, per adesso non diamo il soprannome a nessuno. Forse se sopravviviamo per bene anche questa missione, allora mi sento pronto a dare dei soprannomi. Molto bene, dobbiamo hackerare un treno. Non chiedetemi che cosa vuol dire. Di solito le persone hackerano i computer. Però noi facciamo quello che dobbiamo. È un po' lontano, Allora abbiamo 8 turni. Potrei cercare... potrei cercare di mettere il cecchino qua. Il cecchino qua dovrebbe essere molto forte, secondo me. Ok, va bene, proviamoci. Allora, procedete, andiamo avanti. Un'altra cosa che ho imparato nelle partite che adesso non vi sto mostrando e che ho fatto è che posso essere molto più aggressivo di quanto in realtà ero con quanto muovo i miei omini. Fintanto che non sono io a spostare i miei soldati dentro agli occhi rossi degli avversari, sapete, no? Il loro campo visivo, potremmo chiamarlo, i nemici non mi vedono, anche se loro si spostano e io entro nel loro campo visivo. Cioè i miei soldati devono essere in una situazione di movimento perché loro effettivamente mi notino. Quindi fintanto... puoi addirittura già arrivare qua. Vai, fallo subito. Molto bene, molto bene. Credo che ci manchi l'italiana proprio. Ok, allora, mettiamo te qua. Così sei anche dietro copertura totale. Non vedi nessuno purtroppo, però fa lo stesso. Allora, se io ti faccio passare attraverso di qua, fai scattare un allarme. Non credo, dai, non sarà così antipatico il gioco. Posso provare a mettervi... ho un po' paura di attirare... Sai cosa? Tu. Vai qui. Vai qui per adesso. Non vedi nessuno? No, vedi... No, non vedi nessuno. Ok, ok, va bene. Non vedi ancora nessuno. Vammi qui. Vammi qui. E adesso vedi qualcuno. Ok, bene. Ok, il cecchino ha visuale, che è tipo la cosa più importante. Quindi tu... se vado qua mi vedono. Cosa mi vede qua? Lui. Dov'è il lampione che posso hackerare, scusate? Ah, qui, eccolo qua. Ok, possiamo cercare di hackerare il lampione se vogliamo. Dove vi metto a voi? Posso metterti qua e un altro qua dietro. Ok, sì, non è una cattiva... Ah, perfetto, tu arrivi fin qua, perfetto. Tu rimani lì dove sei. Tu vieni qui. Ok, molto bene, molto bene. Direi che facciamo turno finito, non andare neanche in Overwatch. Si stanno avvicinando, che è tipo la cosa migliore. Ok, direi che spariamo per primo con il cecchino contro il soldato semplice. Perché se lo colpisce... è uccisione assicurata. Esatto. Perché fa da 4 a 6. 95% di possibilità di colpire. Così il sectoid poi forse spreca il suo turno per rianimare il cadavere. E poi comunque abbiamo tutto. Vedete che siamo dentro agli occhi rossi ma non ci hanno visto? Perché fin tanto che non mi muovo, loro non mi vedono. È buono a sapersi. Erano informazioni che prima non avevo. Allora non mi mancare per favore. Grazie. So che prima abbiamo mancato un 90%. Questa volta non mancarmi un 95%. Vediamo cosa fa. Dove scappa. Ok, perfetto. Credo di poterlo far saltare in aria, quell'affare lì. Vediamo un po'. Molto bene, molto bene. Dovrebbe essere molto facile ucciderti adesso. Allora, uccidiamo con il nostro tizio delle granate.
Perfetto, devo dire, perfetto. Così adesso hackeriamo con il nostro scienziato. Vai. Così che se fallisce e arrivano dei rinforzi, possiamo fare comunque un Overwatch. Vediamo un po'. Soldier immediately... questo non sarebbe male. Ah, solamente un soldato però, contro tutta la squadra. 30% è un po' basso. Lo sai cosa? Proviamoci. Al massimo... non arrivano nuovi nemici. Semplicemente ottengono un boost. Lo sai cosa? Non ne vale la pena allora. Lascia perdere. Ignora. Non mi interessa più. A questo punto... rimani qua. Vai solamente in Overwatch. Perché è il tuo turno? Perché è il vostro turno, voi due? Ah no, è il turno di tutti, ok? È già finito il turno avversario, ok? A volte un po' mi confondo con i turni, perché quando gli avversari non ti fanno vedere cosa fanno, il turno finisce quasi immediatamente. E la cosa a volte mi mette un po' di confusione. Allora, vorrei lasciare qua il cecchino. Ok? Tu vieni qua. E dobbiamo cercare di mandare lo scienziato a hackerare, perché abbiamo già visto che questo va a probabilità. Quindi è importante che sia lei a salire sul treno. Allora, facciamo così. Per adesso vieni... aspetta, eh. Ah, non ci arrivi fin qua. Beh, posso metterti qua. Vieni fin qua. Non vediamo nessuno, va bene. Tu puoi cercare di venire fin qui. Probabilmente non vedrai ancora nessuno. Ok. E tu puoi venire qui. E probabilmente non vedrai nessuno. No, vedi qualcuno, porca vacca. Scomoda, 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 scomoda questa cosa. Ma va bene. Abbiamo ancora il turno del cecchino. Vediamo se il cecchino vede qualcuno. Sì, molto bene, li vede entrambi. Spara al soldato semplice. Hai poche probabilità di colpirlo, però... potresti comunque ucciderlo se lo colpisci. Oppure è meglio... 40%, 47%, quasi un 10% in più. Però non è assicurata l'uccisione. Vediamo un po'. Potrei lanciare una granata così... di certo distruggere la copertura di quello... però poi tu mi rimani qua scoperto. Però se riusciamo ad ammazzarli entrambi... se riuscissimo... allora spara col cecchino e vediamo cosa succede. Cerca di ammazzare questo. Incrociamo le dita. Bene, molto bene. Il che vuol dire che adesso posso mettere te, tu puoi tornarmi qua, tu puoi tornarmi qui, tu mi vai in Overwatch. Vediamo cosa fa. Fantastico. Non so se queste sono super botte di fortuna o se sto giocando effettivamente molto meglio. Allora abbiamo tre turni, sono più che sufficienti. È possibile che quel balordo sia in Overwatch, però dobbiamo comunque avvicinarci. Non possiamo stare qua a perdere tempo. Ah, non lo vedi? Ah sì, lo vedi. Vacca miseria se è corso lontano. Cecchino, hai pochissime probabilità di colpirlo. Tu hai una granata. Non ci arrivi fin là, va bene. Facciamo così. Spara col cecchino, tanto altro non possiamo fare. Forse lo colpiamo, sai, un quarto di possibilità. Valeva la pena provarci. Adesso tu vieni qui. Tu vieni qui. Tu mi vai in anchor down per adesso. Continua a scappare. Ok, va bene. Dobbiamo andare ad hackerare. Quindi teniamoci lei libera, che forse la mandiamo sul treno a questo punto. E cerchiamo di avvicinarci abbastanza... con gli altri due. Puoi venire tu qua. Però lo sai che ci potrebbe essere un'altra pod. Potrebbero essere più di due. Potrebbero essere tre pod. Facciamo attenzione. Non andiamo troppo veloci. Ok. Tu mi vai qua.
È un po' pericoloso. Fammi qua per adesso. Ok. Ok, lo sapevo che c'erano altri avversari, visto? Ne abbiamo attivati altri. Non sono stupido allora. Ok. Cecchino, perché non puoi sparare? Ah, perché devi ricaricare, cavoli, che fregatura. E adesso non puoi sparare. Posso metterti in Overwatch con la pistola, purtroppo. Ok, allora posso cercare di hackerare con te, il che non sarebbe una cattiva idea. Ok, allora facciamo così. Tu mi vai qui. Devi. E tu mi vai qua. Tu con l'ultimo turno direi che ti faccio hackerare. Vai. Non so se hackerare col robot ti dà meno percentuali che hackerare manualmente. Vediamo un po'. 28% e basta. Allora, facciamo così. Cancella l'hackeramento. Al massimo possiamo sempre farlo il turno prossimo. Se uccidiamo tutti gli alieni, forse posso mandare lei ad hackerare. Cancella. Proviamoci. È ancora il tuo turno? Forse, non lo so, cosa sta succedendo? Non posso muovere nessuno. Ok, sì, è ancora il tuo turno. Posso farti sparare, però hai pochissime probabilità di colpire. Posso metterti in Overwatch o posso metterti in Hunker Down. Hunker Down non ha senso perché tanto gli alieni possono sparare a questi due. Forse ha più senso metterti in Overwatch. Sì. Andate in Overwatch. Ok, non so perché non hai sparato a questo alieno, probabilmente non l'hai visto. Cosa fa? Riporta in vita un cadavere? Sì. No. Ha cercato di fare un trucco mentale a questo mio soldato. Disorientato, chissà cosa fa. Marcato mi rompe le scatole. Probabilmente ha meno mira questo qua. Ok, va bene, va bene. Non ho idea di cosa faccia disorientato. Adesso lo scopriamo subito insieme, gente. Non colpirlo. Grazie. Ok, 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 ok. Lo so. Per di più, credo di poterla farla correre e hackerare nello stesso turno. Sono abbastanza sicuro di questo. Ah, quando sei stordito non puoi usare le tue abilità? Sì. Peccato, perché volevo proprio usarla, volevo metterti... Ah, e per di più ti puoi muovere pochissimo. Come faccio a vedere che cosa fa l'essere storditi, porca vacca? Mi piacerebbe molto. È disorientato. Esatto, non è che sei stordito, sei solo disorientato. No, vedi, qua mi fai vedere le sue abilità, non mi fai vedere le sue... le cose che gli stanno dando noia. Hai anche meno mira? Sì, hai anche meno mira. Porca vacca, è terribile essere disorientati. Allora. Tu, che c'hai la granata. Però non posso utilizzarti a te questo turno perché ti devo far hackerare, giusto? 17, 7, 9, basta. Perché hai così poca mira? Perché lo squad sight dà quasi il 50% in meno di mira? È perché sei così tanto lontano? Non era così in XCOM 1, non la sapevo sta cosa. È terribile. Allora. Vediamo un po'. Niente, è impossibile ammazzarli tutti questo turno. Hackeriamo. Allora, facciamo ovviamente quello con il 26-28%. Oh! Era 28 preciso secondo me. Secondo me abbiamo fatto 28% preciso. Ho cliccato qualsiasi pulsante. Ok, devo essere tipo la persona più fortunata di questo pianeta. Allora. Ho un'idea. Correte indietro.
Così cerchiamo di avvicinarli al cecchino. Tu addirittura ti posso mettere qua così non ti possono sparare. O addirittura qua anche. Credo che funzioni così. Non dovrebbero essere in grado di spararti se ti metto qua. E tu mi vai in Overwatch, anche se però dubito che puoi sparare. Perché devo farti salire di livello per fare in modo che i tuoi Overwatch sparino agli avversari. Ok, bene, bene. Ok, disorientamento tolto, il che è utilissimo. Posso lanciare una granata qua che distrugge la sua copertura e poi sparargli col cecchino. Ok. Molto bene, adesso non è dietro nessuna copertura, quindi immagino... Ah, e per di più ha rimosso anche l'Overwatch. Da quando fa un lavoro del genere? Ok, 65% di possibilità, vale la pena prenderlo. Fantastico. Fantastico, gente. Allora, tu puoi... Tu, sì, li vedi entrambi, quindi se vogliamo fare una trappola con i nostri Overwatch, dobbiamo andare più indietro. Posso... Non... Sì, posso colpirti, l'ho visto. Eccolo qua. Vai, fallo. E lo uccidi perché c'ha solamente 3 di vita, sto balordo. E rimane solo un singolo avversario. Ci mettiamo in Overwatch e vediamo cosa fa. Forse lo uccidiamo questo turno. Forse lo uccidiamo il prossimo turno. È tipo la posizione più stupida che potevi scegliere. Non so, aspetta. Cecchino 77 perché ha un flancamento, quindi morto se lo colpiamo. Oh, questo cecchino qua è una belva. Forse sto finalmente utilizzando il cecchino come dovevo, perché non lo stavo usando così nella partita precedente. Status confirmed. All hostiles are down and the area is secure. Status confirmed. Mission accomplished. Sono sbalordito, gente. Non lasciatevi imbrogliare. Ho fatto molta fatica negli ultimi giorni, ok? Non ero... Non stavano andando così queste partite. Stavano andando molto peggio. Quindi sono molto, molto, molto felice. Molto felice. Gente, noi ci salutiamo. Adesso ci saranno un paio di video, credo, se riusciamo a tornare alla base. Che saltiamo perché li abbiamo già visti. E alla prossima puntata... Diamo i soprannomi ai nostri soldati. Abbiamo un altro cecchino, molto bene. Tu sei salita di livello, bene. Ti diamo Long Watch, che credo che sia molto meglio che Return Fire. Assolutamente. Da come ti stiamo utilizzando. Infatti avevo sbagliato a darti Return Fire. Return Fire è per un cecchino che vuoi tenere vicino agli avversari, non uno che tieni lontano. E tu vai con Combat Protocol, ovviamente. Tu non sei salito di livello, purtroppo, perché non hai ottenuto uccisioni. Beh, no, 3 uccisioni c'hai, non male. Scusa, come hai fatto? Scusa, lei c'ha solamente 2 uccisioni ed è salita di livello? E tu che ne hai ottenute 3 non sei salito di livello? Strano. Questo è il video che dicevo di saltare. Direi che molto velocemente mettiamo il nostro ingegnere a lavorare. Ecco qua. Ancora 19 giorni. Ce la fai a smettere di parlare così faccio i miei saluti? C'è tanto da dire perché ho fatto troppe cose tutte insieme ed è un po' confusa. We have a lead on the alien black site, but we'll have to rely on the local resistance to actually get us into the facility. We should try to make contact with their forces in the region as soon as possible. It's the only way we're going to find out what's behind this so-called Avatar project. Avatar project, okay. Commander, you're not gonna believe this. We just picked up a signal from an emergency locator beacon. It's definitely one of ours.
Questa è la missione di Shen che non andiamo a fare. Non andiamo a fare neanche quella con i serpenti. Ok. Allora, gente, hanno finito di parlare finalmente, quindi vi faccio i miei saluti. Gran bella prima missione, prime due missioni, molto soddisfatto. Ci vediamo alla prossima, gente. Statemi bene e fate una buona serata. Io vado a cenare. Ciao ciao!